Ciao a tutti, allora faccio questo video perché ho visto sta cosa su internet da un canale inglese e ho detto voglio farla assolutamente anch'io. Dato che sarà un video un po' diverso, se ne volete altri di questo tipo lasciate un pollice in su e se superiamo i 2000 mi piace ve ne faccio un altro. E se volete fare anche voi questo test contemporaneamente a me vi lascio il link nella descrizione, ok? Voi cliccate lì e lo facciamo assieme. Siete pronti? Iniziamo. 3, 2, 1. Ok, vai, partiti. Allora, per te è facile presentarti ad altre persone? Poco, diciamo che sono una persona abbastanza timida io. Una decisione logica è sempre migliore anche quando ferisce i sentimenti di qualcuno, questo è vero, almeno per me. Cerchi di rispondere alle tue email il più presto possibile, non sopporti una casella di posta disordinata. No, boh, alle mail importanti rispondo, però la mia casella di posta è tipo disordinatissima, è un disastro. Non ti piacciono assolutamente le telefonate? No, falso. Preferisco parlare con una persona a voce che scrive nei messaggi. Per te è facile rimanere rilassato e concentrato anche quando c'è una certa pressione? Poco. Diciamo che quando c'è qualche situazione un po' difficile mi batte forte il cuore. Spesso ti perdi così tanto nei tuoi pensieri che ignori e dimentichi l'ambiente e circostanze, verissimo. Le scadenze non creano stress? Falso. Essere in grado di adattarsi per te è più importante che essere organizzato. Allora, questa è difficile perché da una parte voglio organizzare le cose, dall'altra non ce la faccio, quindi adesso che ci penso un attimo, abbastanza, dai. I film emotivi ti rendono facilmente triste? Sì, tantissimo. Il tuo ambiente domestico e di lavoro è abbastanza ordinato? No, è un casino. Spesso ti senti come se ti dovessi giustificare con altri? No, almeno no, 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 no. Ti piace lasciare delle questioni in sospeso il più a lungo possibile, dato che potrebbero esserci delle opzioni migliori a lungo cammino? Questa è vera da una parte, però falsa dall'altra, quindi io lascerei tipo così. Non ti dispiace essere al centro dell'attenzione? No, per niente. Se sono al centro dell'attenzione, meglio. Preferiresti chiamarti pragmatico piuttosto che visionario? Non so che cosa voglia dire pragmatico. Diciamo che mi piacciono tutte e due, quindi metto più visionario. Raramente hai sbalzi d'umore? Poco, cioè diciamo che non mi capita tanto. I tuoi piani di viaggio sono di solito molto ben escogitati? No, assolutamente no, prendo e vado. Fai fatica ad iniziare a parlare quando non sai ancora esattamente come presenterai la tua idea? Vero, 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 abbastanza vero, dai. Il tuo umore può cambiare molto rapidamente? Sì, subito, uno mi fa girare le palle. Sei più improvvisatore e naturale che pianificatore attento? Bravo, vedo che mi conosce. Se dovessi scegliere, preferiresti che il tuo lavoro riflettesse i tuoi valori piuttosto che le tue capacità di ragionamento? Tutte e due, però più valori. Il tuo stile di lavoro si avvicina più a casuali picchi di energia che ad un approccio metodico ed organizzato, vero? Sei spesso invidioso degli altri? Dipende, dipende, anche qua dipende, però metto poco. Cioè sono un po' invidioso, mentre non so di se qualcuno c'è qualcosa, però alla fine faccio di tutto per guadagnarla. E c'è una frase bellissima che dice che se la febbre fosse invidia, avremmo sempre la tachipirina in tasca. Mi piace solo per questo. Un libro interessante o un videogioco è spesso meglio di un evento sociale? No, no, assolutamente no. Essere in grado di sviluppare un piano e seguirlo rigorosamente è la parte più importante di ogni progetto, vero? Le idee sono spesso più importanti delle cose reali, vero? No, boh, aspetta. Non lo so. Sì, dai. Quando qualcuno è in difficoltà, di solito inizia offrendo un sostegno emotivo piuttosto che soluzioni pratiche, certo. Perché se uno sta male, cos'è che gli dici? Tieni 50.000 euro? No, non puoi. Quindi lo aiuti moralmente. Se qualcuno non risponde alla tua email rapidamente, inizia a preoccuparti di aver detto qualcosa di sbagliato. No, assolutamente no. Non lasci trasparire le tue emozioni nemmeno quando sei con gli amici più stretti. Vero, porca troia. Per te è una sfida considerare le critiche obiettivamente. Abbastanza, cioè diciamo che sono una persona molto orgogliosa, che se uno mi dice hai fatto schifo, io prima lo mando a cagare, poi riguardo e dico effettivamente ho fatto schifo, però prima l'ho mandato a cagare. I tuoi sogni tendono ad essere chiari e concentrarsi sul mondo immaginario, certo, assolutamente, io vivo nel mio mondo. Non impieghi molto tempo per iniziare a farti coinvolgere in attività sociali nel tuo nuovo posto di lavoro? Diciamo che non ho un posto di lavoro, quindi no. Sei migliore nell'attuare piuttosto che nell'innovare. Diciamo che mi piace più innovare. È facile irritarti. Se sai dove colpirmi, è facile irritarmi. Quindi metto così. Ti preoccupi troppo di quello che pensano gli altri?
abbastanza vero questo. Questo purtroppo è una parte del mio carattere. Spesso trascorri del tempo ad esplorare idee irrealistiche, impraticabili ma intriganti. Sempre quando sotto la doccia è ovvio che ti vengono in mente idee strane. Non ti dispiace essere criticato, nemmeno aspramente, se gli argomenti hanno senso. Se gli argomenti hanno senso, sì. Se uno ti dice sei un coglione perché è ovvio che non ha senso, quindi affa. Quando risolvi dei problemi cerchi metodi collaudati e testati invece di sperimentare nuove idee. No, diciamo, metto così perché non lo so. Preferiresti improvvisare piuttosto che spendere tempo con un piano dettagliato? No, dipende, metto così. Spesso spendi più tempo a riflettere sulle cose che a farle effettivamente? Sì. Credi che le posizioni morali sono spesso più importanti di ciò che ha senso logico? Sì, assolutamente sì. Mantenere aperte le tue opzioni è più importante che avere una lista da cose da fare. Diciamo che se ho una lista mi riesco a basare meglio, quindi metto così. Preferiresti lavorare in squadra piuttosto che da solo? No, preferirei lavorare da solo, sempre solo. Meglio soli che mal accompagnati, bravo. Raramente ti senti insicuro? Falso, perché un po' mi sento insicuro a volte. Non hai difficoltà ad avere un orario personale e a eseguirlo rigorosamente? Diciamo personale, ok. Diciamo, metto così. Essere efficiente è più importante che essere cooperativo quando si tratta di lavoro di squadra, sì, abbastanza. Quando fai progetti spesso ti perdi nelle possibilità e dimentichi ciò che è realistico. Diciamo che se mi concentro tanto su un progetto è ovvio che mi tuffo dentro e quindi dimentico cosa c'è attorno. Ti senti più energico dopo aver trascorso del tempo con un gruppo di persone? Sì, chiaro, ti danno forza. Nel prendere una decisione che influisce su altre persone preferiresti essere visto come illogico piuttosto che come indifferente? No, preferirei essere visto come indifferente, sinceramente. Ti vedi come una persona emotivamente molto stabile? Poco. Non sopporti il caos? Diciamo che ci vivo nel caos, quindi metto così. Però lo vorrei togliere il caos, tipo. Sei più tradizionale che non convenzionale? Diciamo che non so rispondere a questa domanda. Metterei così, dai. Ti piace isolarti dall'ambiente circostante quando lavori, ad esempio mettendo delle cuffie? No, così è un po' un coglione. È difficile per te nascondere i tuoi sentimenti? No, diciamo che ce la faccio benissimo. Sei una persona relativamente riservata e tranquilla, vero? Almeno, ditemelo voi. Se la stanza è piena, rimani più vicino alle pareti evitando il centro? No, se la stanza è piena mi tuffo. Politicamente sei più conservatore che liberale? Non so che cosa voglia dire, quindi metto così. Ti senti molto in ansia in situazioni di stress? Assolutamente sì. Ti concentri sulle possibilità piuttosto che sulle realtà, vero. Ritieni che non ha molto senso essere empatico in un ambiente professionale? Secondo me un po' di empatia ci sta sempre. Spesso prendi l'iniziativa in situazioni sociali? Poche volte. Tipo di personalità è mediatore. Che cazzo vuol dire mediatore? 6% non so. Ah, più sull'estroverso. Intuitivo, focalizzato sulla logica, focalizzato sulla ricerca, determinato. Boh, dai. Quindi sono intuitivo, ragazzi. E intuitemi, mia sorella. Ragazzi, spero che questo video, diverso dal solito, vi sia piaciuto. Se superiamo i 2000, ve ne faccio un altro simile. Mi raccomando, fatemi sapere voi se siete intuitivi, robe strane, nei commenti, se l'avete fatto anche voi il test. E noi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al mio canale. Ciao! È stata la cosa più figa del mondo fare sto test.